Noi sappiamo da altri passi del Vangelo che Gesù conosceva ciò che c'era nel cuore dell'uomo, conosceva chi aveva scelto, conosceva Giuda, sapeva ciò che avrebbe fatto. E dice che Gesù chiamò a sé quelli che voleva, cioè Gesù ha voluto Giuda. Tra gli altri, Gesù ha voluto con sé Giuda. Vediamo come esattamente è stato profetizzato in Davide nei confronti di Saul, che ha salvato, amato, ha custodito il suo nemico, perché è consacrato del Signore. Giuda, in quanto chiamato, in quanto voluto, scelto e chiamato dal nostro Signore Gesù Cristo, era un consacrato del Signore. Consacrato significa messo a parte, e questo è un mistero enorme. Il mistero grande della elezione di Dio, dice San Paolo, è imperscrutabile. Non c'è un perché. Non c'è un perché umano alla tua scelta e alla mia scelta. E già questo ci aiuta molto, a non pensare molto su come siamo, su come non siamo, su quello che facciamo, su quello che non facciamo, sul nostro carattere. Perché Dio ha messo gli occhi su di te da sempre, dall'eternità, nell'eternità. E in questa eternità tu sei un consacrato, un messo da parte per una missione speciale. Amato e voluto perché tu stessi con Lui così come sei. Traditore, perché di questi 12 c'è un po' di tutto in noi. Pietro non era migliore di Giuda, non sono le qualità umane che hanno fatto scegliere le persone, c'è qualcosa che, ripeto, non è possibile, non è dato all'uomo capire. Poi Davide ne farà di tutti i colori. Davide sappiamo che è un grandissimo peccatore, eppure un uomo secondo il cuore di Dio, un pastore secondo il cuore di Dio, un re secondo il cuore di Dio. Diventiamo matti veramente di fronte a tutto questo, perché questo fa saltare in aria tutto il moralismo, tutto il legalismo, tutto la religiosità che abbiamo tutti dentro, che ci porta a usare schemi umani per descrivere l'opera di Dio, che è praticamente impossibile, è solo da contemplare e da rimanere stupiti. Di fronte alla nostra vita, di fronte alla nostra chiamata, c'è solo da rimanere stupiti e lasciare che la gratitudine faccia il suo corso, cioè ci muova. Un apostolo che non è grato non può essere apostolo, e questo è il punto. Sarà un impiegato, sarà uno che fa le cose sulle sue forze, sarà uno che dovrà in qualche modo rispondere a qualcosa alla quale non può rispondere. Dove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Che fai? Che cosa fai di fronte a una grazia che sovrabbonda, che è la vita eterna, la vita che non ha limiti, che ti viene data in cambio dei peccati, in cambio della tua debolezza? Forse l'unica cosa che possiamo intuire guardando la storia di Israele, e quella di Davide se vogliamo, è che ha scelto noi perché i più piccoli, i più deboli. Non ci entra, non ci entra, perché poi oggi la televisione eccetera non ci aiutano, perché sono tutti peggio di noi, no? Sono tutti più violenti eccetera eccetera. E invece non è così. Non ti ho scelto perché tu eri il migliore dei popoli. Ti ho scelto perché eri il più piccolo, un popolo raccogliticcio, nemmeno eri popolo, leggete Osea, e ti ho scelto perché ti amavo. Ecco, sarebbe oggi da vivere questa giornata contemplando e meditando come la Vergine Maria, ruminando dentro al nostro cuore: ti ho scelto perché ti ho amato. Giuda, ho scelto sapendo che mi avresti portato alla croce, e lo abbiamo fatto, già, e non sappiamo perché non ci siamo uccisi, perché io penso che tutti noi, se non fosse così sarebbe forse un po' grave, abbiamo avuto una volta o più volte nella nostra vita consacrata al servizio del Signore, modo di sperimentare lo scarto, quello di gap che si dice adesso, no? Lo scarto enorme, infinito, tra quello che ci è messo tra le mani, tra quello che è la missione, tra questa chiamata all'intimità con il Signore, e la nostra totale incapacità, la nostra totale debolezza, il nostro essere impedimento, il nostro essere un impedimento, un inciampo, ma da scandalizzarsi veramente, che è quello che ha sperimentato Giuda. E come mai oggi noi siamo qui, ancora oggi non ci siamo impiccati? Come mai l'orgoglio non ha tracimato, non è andato fuori il bicchiere e ci ha spinto a lasciare il ministero, a lasciare l'abito, a lasciare tutto? L'abbiamo fatto in vari modi più piccoli, ma poi il Signore ha sempre avuto modo, gioco di riprenderci, no? Come mai? Non ci sono spiegazioni umane a tutto questo. C'è solo un amore infinito e una costanza, quasi una testardaggine gelosa del Signore a portare a compimento la sua opera. Ti ho scelto perché ti ho amato.
e non c'è motivo umano per amarti. Soltanto un misterioso amore che si prende cura dei più piccoli, dei più deboli, per metterli in mezzo alla debolezza e alla povertà di questa e tutte le generazioni. Non c'è una, non è scartato Giuda, anche nel Vangelo, non è, no, è lì, e ha vissuto esattamente le stesse cose che hanno vissuto gli altri, nell'intimità con Cristo, per stare con Lui. Allora, che il Signore ci dia oggi di vivere questo, al di là di tante cose che possiamo pensare, quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo dire, quello che sono cose molto importanti di istante dopo istante, ma chi vive nella gratuità, cioè nell'essere stato amato gratuitamente, e lo vive, cioè non è che lo parla, lo pensa o lo afferma, lo vive, cioè vive dentro questa totale gratuità, è molto leggero, non nel senso di leggerezza, superficialità, ma è come lo Spirito Santo, entra in ogni evento, in ogni cosa che il Signore le mette davanti, in ogni lavoro, in ogni ministero, nella solitudine, nell'essere messo da parte, non essere compreso, come nell'essere messo invece in un posto di responsabilità, con una totale libertà, sapendo che lo fa Lui, e che io comunque, in un caso o nell'altro, sono inadeguato. Io comunque, come faccio a essere apostolo, che vuol dire altro Cristo, questo vuol dire apostolo, essere un altro se stesso di chi ti invia, come faccio? Se Lui non è dentro di me, se Lui non prende totalmente possesso di me, per quello dice, li ha scelti perché stessero con Lui, e poi, per mandarli a predicare e a scacciare i demoni. Allora, qual è la nostra unica occupazione? Stare con Lui. Questo, combattere perché le occupazioni non prendano il sopravvento, perché possiamo sempre contemplare il suo amore. Abbiamo dentro questa certezza profonda di essere stati scelti per amore, di essere stati scelti per un amore assurdo che non ha nessuna comprensione, che non ha nessuna logica umana. Essere amati così. E possiamo leggere il Cantico dei Cantici e dire, ma a me, Signore, davvero vuoi venire nel tuo giardino dentro di me? Ma che trovi? Che trovi? Sì, faccio qualche preghierina, sto che mi sembra di aver contemplato tutto, perché mi sembra di volare, perché per 2 minuti ho fatto una preghiera che mi ha detto chissà che cosa. Poi dopo viene 5 minuti, viene la sorella quella, se ci avessi un coltello di 5 metri io metterei tutto dentro. Ma dopo che ho fatto sta volata bellissima di trasliberazione, io sono questo, o no? Quante volte perdo la pazienza, quante volte ho dei giudizi, quante volte, Signore, mamma mia, che meraviglia la Tua parola, mamma mia, ho parlato benissimo ai ragazzi, ho parlato benissimo a quella persona, e dopo 5 minuti mi trovo come sono. Ma chi mi potrebbe sopportare? E potremmo continuare, no? No, allora non c'è spiegazione, soltanto Signore, mamma mia, hai amato uno come me, no? Come San Francesco di Assisi, come tutti i grandi santi, San Francesco di Sales, che contemplano questo amore, rimangono basite, rimangono a bocca aperta. L'unica cosa che puoi fare è quello che adesso faremo, che è il culmine della vita cristiana. Forse capiamo perché. Qual è il culmine? Qual è il culmine totale che c'è nella nostra vita? Quello che faremo adesso. Santo, santo, santo. Questo è quello che il culmine. Non sono le predicazioni, non sono le cose che puoi fare come... No, quello che è il culmine è in questo momento gridare santo, santo, santo. Sei il totalmente altro e mi ami. E ora ti fai pane per me, carne da mangiare per me, sangue versato per me. Questo, che sia questo la nostra vita, non solo adesso nell'Eucaristia, ma in tutta la nostra giornata. Gridare questo santo, 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 perché ami uno come me e ti unisci a uno come me. E chiedere insistentemente di vivere tutto in questa intimità profonda con Lui, essere liberi da tutti per farsi tutto a tutti, perché sei una sola cosa con Cristo.